Il cibo crudo è natura, quello cotto è cultura. Eccoci cari amici, anche oggi in cucina di Celestino, ma non abbiamo l'onore ancora di avere le opere culinarie di questo uomo che è impegnatissimo ormai con il suo bar famosissimo a Catanzaro Lido, perché ci ha lasciato in ottime mani, in mani dolci, mani sapienti, dolcissime direi. Lei, ve la presento subito, è la sua compagna di vita. Benvenuta nella tua cucina, Mariana, Mariana Dobrin. Sì. È un nome particolare, perché tu in realtà non sei proprio calabrese. No. Sei? Sono rumena. Sei rumena, di quale città proprio? Della Romania. Bacău. Bacău. E quindi so che con te hai portato, quando ti sei trasferita qui in Calabria, una padella che non hai mai più abbandonato, quella che utilizzerai oggi per realizzare una ricetta che hai inventato tu. Sì. Giusto? E la padella dov'è? Come si chiama? Questa qui si chiama il rumeno, te lo dico, che sì. Poi in italiano non sì, so come viene. Rumeno, dimmi. Si chiama Ciaun. Ciaun, ecco, non siamo in Cina, ma in Romania. Ma in Romania. Ma in Romania, va bene, va bene. Allora, questa ricetta è insolita, perché mi ha spiazzato un po' quando mi hai detto: Anna, voglio preparare questa polenta con i frutti di mare. Ottimo accostamento, un po' insolito, anche perché la polenta non è molto utilizzata da noi nel sud d'Italia, è un piatto diciamo prevalentemente settentrionale, però tu hai saputo renderla proprio marinara questa ricetta. Sì, diciamo, e l'abbiamo come ti è venuta in mente? Italo-rumena. Italo-rumena, ecco perché italo-rumena? Perché in Romania voi perché utilizzate questa... la polenta molto. Sì, la utilizziamo quasi ogni giorno. Come il pane, diciamo. Ah. E mia mamma faceva sempre questa polenta, però con la carne, sì, un altro tipo sì. di ricetta, tipo il soffritto che sì. abbiamo qua in Calabria. E ho detto di cambiare un pochino e ho aggiunto il pesce. Ecco, visto che ti trovi a Catanzaro Lido, chiaramente hai... Qui al mare c'è sempre il pesce, quindi... Bene, quindi visto che la mamma ha lavorato il mais per diverso tempo e lo lavora tuttora, questa polenta ha fatto un sacco di chilometri. Sì, sì, eh? Me lo manda ogni volta che ho bisogno, quindi... Quindi questa è la polenta di tua mamma? Sì, loro lo raccolgono... E lo seminano pure, lo macina, quindi proprio una coltivazione, una trasformazione natura, sì. Poi dall'inizio alla fine. Come si chiama la mamma? Mariana, come me. Mariana, come te. Signora Mariana, ci sto guardando anche dalla Romania, perché sul sito internet www.acasatua.tv potete chiaramente vederci da tutto il mondo. Quindi se hai qualcuno da salutare, anche delle sorelle, dei fratelli, dei sicuramente nipoti. Sicuramente ci sono i miei cugini che mi guardano, sicuramente mi guarderanno. Ecco. E c'è mia mamma, i miei fratelli nella Romania, quindi un saluto spero a che tutti. Mi guardano, un saluto a tutti. Ecco, speriamo di vederli presto, anche se tu con Celestino vai spesso in Romania. Ma una volta all'anno, diciamo. È spesso, perché... per lui è spesso, guarda. Per lui sì. Per lui è spesso. È sempre così impicciato tra un gelato e l'altro, tra un caffè e l'altro. Allora, apprestiamoci a preparare questa bella ricetta. Okay. Da dove si inizia? Iniziamo con il pesce. Sì. E la cipolla perché ti serve per fare il soffritto? Sì. Te la se devo mi tagliare? Puoi aiutare? Sì. Ok, volentieri, guarda, te ti aiuto volentieri. Ieri con tuo marito, col tuo compagno di vita, diciamo così. Sì. Non ho fatto nulla perché lui è veloce, 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 dinamico, puntiglioso. E allora ho detto facciamogli fare tutto a lui. Io pensavo a mangiare, perché qui mi ha preparato, non so se tu l'hai visto, mi ha preparato di tutto e di più. Dalla granita alle fragole, al limone, una lui coppa meravigliosa. Cuoco, sì. Sì, sì, sì. Ma ti ha conquistato con la cucina, Mariana? Sì. E che cosa ti hai preparato tra le prime ricette? Me lo vuoi dire? Il pesce. Ah, il pesce. Il spaghetto con le cozze e vongole. Mm.
E questo ce lo dobbiamo far fare, da Celestino, sì, assolutamente. Allora, metto i calamari a soffriggere. I calamari a soffriggere con l'olio extravergine. Sì. Calamari e seppie. Sì, sì. Quindi questa ricetta, quali pesci prevede? Calamari, seppie e i gamberi. E i gamberi. Ci sono degli accorgimenti particolari che dobbiamo utilizzare per pulirli, per esempio, questi pesci? No. I gamberi vanno solo sgusciati, giusto? Sono sgusciati un pochino. Ok. Poi ho lasciato qualcuno con la testa, giusto così, sì, per dare un po' di immagine. E niente, aspettiamo che inizi a soffriggere. Tra poco piangerò, perché hai parlato della tua Romania lontana, della tua mamma, dei tuoi parenti, inizierò a piangere perché mi commuovo, soprattutto in presenza delle cipolle. Oh, Mariana, come andrà a finire oggi? Un pianto sarà? Un pianto rumeno, non un pianto greco. Allora, dimmi se la cipolla ti basta. Sì, basta. Che così. Dici, te la faccio ancora più piccola? No, va benissimo. Va bene. Così. Ok, quindi questa calamarata con polenta e pomodorini pachino. Sì. Questi pomodorini sono meravigliosi. Tu li hai preparati in un certo senso prima, perché li vedo senza pelle e un po' cotti. Sì, li ho pelati. Io piango intanto. Li ho pelati soltanto, senza... La lontananza mi fa sempre un certo effetto. Li hai pelati come? Raccontami. Ho messo in una pentolina con acqua bollente. No, perché sai, da casa ci sono tante persone che ancora non lo sanno fare. Tanti sono bravissimi, ma tanti altri approfittano di a casa tua per imparare a cucinare. Allora, tutte le dritte, dall'A alla Z, le hai prese, le hai lavate e poi? Le ho messe in una pentola con acqua bollente. Sì. Ho lasciato 2 minuti e poi le ho tolte, le ho messe sotto l'acqua fredda e le ho pelate. Brava, finito. Okay. Quindi acqua calda, scottati, poi acqua fredda, spellati, perché così viene via la pelle più facilmente. Sì. Ma come sei brava, ma altro che ti ha conquistato Celestino con la cucina, tu hai conquistato lui. No, è lui che mi ha conquistato, perché va io bene, va bene. Non ero molto brava. Ma non ci posso credere, comunque, va bene, come dici tu. Questo allora, che cos'è invece, Mariana? Questo è un... È una spezie rumena. Sì. Che è un misto. Un misto, legumi che si chiama delicate in rumeno. Delicate? Sì. Tipo il... Stai piangendo. Sì. Tipo il dado che avete voi qua, solo che è poco più saporito. Un po' più saporito, però è tutto a base vegetale, mi dicevi, non sì. c'è nulla, non c'è glutammato, non c'è niente. No, niente. Ok, ci sono le erbette, magari la cipollina, ho sentito anche un po' di kale, la carota. C'è il foglio, ci sarà di tutto, maggiorana. Bene, bene, allora. Quindi è una ricetta semplice. Però bisogna in un certo senso anche gestire bene il pesce, per esempio il totano. Va preso fresco, va eviscerato, giusto? E poi tagliato a rondelle. Adesso mettiamo un po' dimmi, dimmi. Di questo. Sì, sì, vai, vai. Ha un profumo eccezionale. Senti, della Romania, che cos'è che ti manca di più? Nonostante tu abiti vicino al mare, beh, ti immagino non eri vicino al mare, avevi un paesaggio diverso. Sì, io abito nel nord della Romania, quindi il mare non ce n'è. E neanche il pesce di conseguenza. Nemmeno il pesce, sì. E quindi proprio se tu dovessi pensare a qualcosa che ti riporta indietro alla tua città, un piatto tradizionale della tua famiglia? Sono le sarmale che li fa mia mamma, che sono buonissime, ottime. Mi hai detto tutto e non mi hai detto niente. Che cosa sono? Sono tipo le polpette con carne, riso. Fatte con la verza, legate. Hai capito, il sushi, rumeno? No. No, vabbè. Diciamo. Diciamo, tra virgolette, perché oggi si parla di sushi, ma ci sono tanti, tanti posti dove spesso i ripieni vengono avvolti nelle foglie dei vegetali e quindi sono delle tradizioni, insomma, che vanno avanti veramente da tanti anni. E quindi queste polpette con il riso, l'impasto si fa insieme, carne e riso? Sì, carne e riso, poi si mette queste spezie qui, sì. Un po' di prezzemolo, vabbè, ti do tutta la ricetta. Tutta la ricetta, via, forza! Allora, riso, carne, il delicat, questo che sicuramente sì. qui non si trova, no. E la cipolla,
Tutto dentro l'impasto? Tutto dentro, si fa tipo si mettono una uova? Polpetta, un po' di formaggio, uova. Uova. Si fa tipo una polpetta. Una polpetta e poi si a avvolge crudo? Nel, sì, si avvolge in questa verza. Sì. E poi si mette in una pentolina che si cuoce a la, fuoco basso. La verza sbollentata o a crudo? Un po' sbollentata, sì. Ok. Senza pomodoro? Ma chi vuole può mettere pure un, pure un po' di pomodoro? Anche la salsa della nonna. Ah, anche la salsa della nonna può portare in Romania, sì, perché il sì. gruppo Muraca arriverà anche in Romania, sono sicura. Se non c'è già, Giacomo, ci hai pensato bene? Il nostro Giacomo Muraca ormai ha preso, diciamo, l'appalto della salsa in quasi tutta Europa e anche in continenti molto più lontani, nel Canada, nell'Australia. Io sono pronta per prepararti il famoso cocktail. Tu che sei curiosa, che guardi a casa tua, hai visto quante volte ce lo beviamo questo cocktail? Sì, vediamo come lo assaggiamo. A te piace il pomodoro, vero? Sì, mi piace molto. Ma il tuo ortaggio preferito, Mariana, immagino? Le zucchine? Che curiosa che sei. Senti, cosa mi dici invece del tuo piccolo gioiello, il gioiello che ti unisce ancora di più all'amore per Celestino, che è la piccola Giorgia? Sì, sì, cosa ti dico? È una bambina fantastica. Ma ti aspettavi? Che... Ti aspettavi di avere una bambina così sveglia, così? No. E quindi questa mi ha ripreso un pochino, mi ha dato, mi ha legato ancora di più di Celestino. Quindi... Ecco, hai capito Celestino, stato... che si è voluto legare. Qui ci ha preparato. Forte. Cetriolo o carota? Cetriolo. Cetriolo. Ecco, aggiungo un altro po', perché è densissima la nostra passata. So che poi te ne occorrerà anche un po'. Anche a me, sì. Ok, allora te la metto da questa parte. Noi tra poco credo andremo in pubblicità. Vero regia? Sì, sì. Chiaro che sì. Ecco, la polenta la possiamo versare nella tua sì, padella. Inizia l'acqua a bollire. Mettiamo anche la farina. Ok, la tua padella mi hai detto ancora una volta si chiama? Ciaun. Ecco. Un bel posto della Romania che dovremmo visitare, qual è secondo te? Ce ne sono tanti. Ce ne sono tanti. Però? Però uno particolare, diciamo che è il Brașov. Brașov? Sì, una città molto bella nella montagna, che è una zona pure turistica. Ok, allora andate cari amici a prenotare, andate in Romania perché c'è una bellissima tradizione anche non solo culinaria ma proprio anche artistica, architettonica, ci sono anche delle culture molto presenti da un punto di vista, in tutto il mondo è conosciuta anche la letteratura rumena, sì. Molto, ci sono dei poeti anche interessantissimi, per cui è sicuramente una parte d'Europa che dovremmo imparare a scoprire, anche perché spesso si parla della Romania in Italia con accenti un po' più, accezioni anzi, un po' sì. più negative, ma in realtà è un paese stupendo e per fortuna ci sono donne come te che ce la fanno conoscere anche attraverso l'amore che riponete in tutte le cose che fate, perché poi voi vi dedicate alle cose a 360 gradi, non so perché, siete amorevolissime. Ma come... siamo un po'... Siete molto sensibili come popolo. Sì, molto. Molto sensibili, legati alla famiglia anche? Sì, anche. Anche, ecco, infatti ha fatto subito famiglia con Celestino. Allora, brindiamo col cocktail da nonna, ce ne andiamo in pubblicità, Mariana, e andiamo avanti con la calamarata? Con la polenta. Con la polenta, a tra poco, eh? Cari buongustai, sapete che si può preparare anche una polenta con una calamarata, però la firma è di una rumena proprio doc che ormai vivi qui, Mariana, da quanti anni? 6 anni. Da 6 anni, praticamente Celestino, quando l'hai conosciuto? 6 anni. 6 anni, ecco. Quando lui è peggio del metal, non utilizza il metal detector, ma stando sempre a contatto con il pubblico sa bene riconoscere le persone da coltivare e le persone invece da allontanare in un certo senso, anche se lui è un amicone un po' di tutti, vero? C'è un sacco sì. di amici, clienti storici del suo bar Celestino, famosissimo a Catanzaro Lido. Allora, mentre la polenta sta andando avanti nella Ciaun,
Nella Chaun, questa padella, ma te la sei portata proprio nel primo viaggio? Sì, questa padella c'ha una bella storia, perché è stata da mia mamma. Raccontami. Ce l'aveva lei e cucinava tante tante polente che gli usciva così buone, e io quando sono venuta in Italia e l'ho rubata. Hai rubato la Chaun? Sì. Alla mamma, che cosa fantastica! E quindi hai dovuto per forza anche farti mandare poi la sua polenta, perché altrimenti la Chaun senza la polenta della mamma non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Bene, bene. Allora, adesso aggiungo i pomodorini. Mm-hmm. Qual è il gusto del gelato che ti piace di più, Mariana? A me piace molto la mandorla e il pistacchio. Concordo, anch'io. Sono buonissimi. Buonissimi, fanno tanto bene anche le donne. Sì. A proposito di frutta secca, io invece ti ho portato, sempre da Sapori Antichi, questo cadeau che è per la valorizzazione della dieta mediterranea. Questa pasta, che poi penserai tu ad un sugo, magari glielo lascerai preparare a Celestino, sono le casarecce con farina di castagne e poi sempre un'altra bottiglia di salsa da nonna per prepararvi un sughetto così anche veloce, perché sai che questo sugo, sì, con il pomodoro, con pomodoro fresco lavorato con metodo tradizionale, solo dal gruppo Muraca puoi trovarlo, da Sapori Antichi, anche da Carrefour, nel nostro supermercato di fiducia, cioè tu ne hai aggiunta ancora un altro po'. Sì. Dicevo, con un po' di basilico, l'aggiunta di uno spicchio d'aglio, olio o una bella manciata di cipolla rossa di Tropea, viene fuori un sugo meraviglioso. Guarda lì che calamari splendidi sono. Dove li hai presi? Dal pescatore sempre di fiducia? Sì, sì, certo. Okay. Gira Chaun, va? La polenta nel Chaun. La polenta nel Chaun. Ecco, mi dici qualche frase in rumeno, per favore, magari un messaggio, manda un messaggio ai tuoi parenti che ti stanno guardando. Ai miei parenti? Mm-hmm. Spero che mamma mia usa mo vada. Aspetta, è lì tua mamma, la vedi? Ah, ok. Spero che mia mamma usa mo vada, ci sa fie mandra de mine, ci hai primito un po' pic dulce, la tua famiglia mia, ci la verisciori mei, spero se mo vada ci ei, ci a tutti. Un pupic dulce, un pupic dulce, un pupic dulce anche da parte mia. Ok, un pupic dulce. Mi fai avvicinare un giorno nella tua Chaun? Certo. Ok, metto un po' di prezzemolo. Sì. Ok, ok. Senti, qual è il piatto preferito quindi della piccola Giorgia? A Giorgia piace molto il pollo. Il pollo? Come a me. Ma con le verdure? Ma io il pollo lo cucino in tanti modi. Un po' con le verdure, un po' con le patate, il mio preferito. Ecco, pollo al forno quindi? Anche al forno, però piace molto in padella a me. In padella? Lo sai che ormai mi devi dare la ricetta del tuo pollo con le patate anche, sì? Allora, il pollo io lo soffrigo, e aggiungo un po' di sale, pepe. Lo soffriggi anche questo. Come? Con un po' di olio. E basta. Vabbè, un pochino così fino a quando inizia a cucinarsi, sì. Poi aggiungo un po' di sale, un po' di queste spezie delicate, sì. Mm-hmm. E poi aggiungo le patate a tocchetti, no, a cubi, a cubi, a cubi. Ok, e poi fai andare, ma aggiungi dell'acqua, del brodo per farlo un cuocere. Pochino d'acqua, un po' d'acqua, ma prima delle patate. Bene, così bene, faccio bene. Un po' cucinare il pollo. Ok, qui il profumo sta veramente occupando uno spazio enorme in tutta la casa, credo. Ci saranno, sì, anche i nostri spettatori non paganti che sono di là, che si staranno inebriando con il profumo della tua calamarata. Intanto la polenta, più o meno questa di mamma, quanto tempo cuoce di mamma Mariana? Ma 2 minuti è pronta. 2 minuti è pronta, quindi circa 8 minuti ci vogliono per cuocerla. Sì, più o meno. Va bene, allora cari amici, intanto facciamo così, vi do la ricetta per preparare questa insolita ma deliziosa polenta con la calamarata. Allora, 4 calamari. Calamari come, grandi, Mariano, piccolini? Se sono piccoli ne metti un po' di più, un po' di 6, più. Però sono grandi. Ok, 4 grandi o medi. Una seppia, sì, media, 4 gamberoni, 1 kg di pomodori pachino, una cipolla, 400 g di farina di mais, un bicchiere di vino bianco, quanto basta di olio evo, quanto basta di sale e pepe e poi quanto basta di questo specifico
intruglio qui di erbe aromatiche, di delicate. Sì. Che non posso fare senza. Che no, non può fare a meno di questo delicate. Sì, sì. Ma infatti noi non possiamo fare a meno di te, della tua buona cucina, Mariana, e anche secondo me Celestino, perché ti ha sempre in bocca. Guarda, anche quando andavamo a fare le nostre cene di degustazione al corso di sommelier, Mariana, poi un giorno ha portato due crostate buonissime, squisite. Io le ho mangiate tutte. Brava, sì, hai fatto bene. Sì. Quindi ti ho conosciuto prima attraverso due crostate. Devo dire, ti sei presentata benissimo, guarda, bene. Ed eccomi io qua, eccomi, subito pronta a farvi vedere una delle specialità di Mariana. Bene, ma voi sapete che potete partecipare anche voi col vostro gusto, con la vostra fantasia, e avere la speranza di essere tra i primi a vincere i premi che abbiamo osservato appositamente per voi in questa terza edizione di A Casa Tua. Come? Andate sui prodotti del sud.it, www.iprodottidelsud.it, scegliete un prodotto al bergamotto che stuzzica di più la vostra fantasia in cucina, pensate ad una ricetta, pensate magari anche a realizzarla, a vedere se è buona, e poi inviatela a redazione @casatua.tv. Potrete così essere magari selezionati tra i primi tre a vincere. Cosa c'è in palio in questa terza edizione di A Casa Tua? Primo premio, una creazione con tema bergamotto del nostro maestro orafo Gerardo Sacco, poi un weekend al Grand Hotel della Ville di Villa San Giovanni, e ancora per finire, ma non per ultima, una cena degustazione al Borgo Santa Trada al Pilone a base di bergamotto, in una serata stupenda, con un clima meraviglioso, un paesaggio incantevole. Speriamo. Tu quale premio vorresti vincere? Ma speriamo quello più grande, no? Quello più grande? Certo. Ma io onestamente, pensando a Celestino, anche il weekend al Grand Hotel della Ville, guarda, non è da meno. Lì ci penseranno bene tutto lo staff del professore Vittorio Caminiti a rigenerarvi il fisico, la mente, che c'è anche un centro benessere. E poi siete a due passi proprio dalla Sicilia, siete sullo stretto di Messina. Allora, lasciamo un po' consumarsi il sugo. Tra quanto siamo pronti? Siamo già pronti con la polenta. Altri 5 minuti ci vogliono per il sugo. Ok, Mari, tu andrai ad impiattare, immagino. Ecco, ce l'hai già lì il piatto, ti sto vedendo. Sì. Io raccolgo un po' di piatti. Ecco la mia polenta. La tua polenta, guarda, mettila lì al centro, così la guardano i nostri amici da casa bene e si faranno ispirare e gli verrà la voglia di prepararla anche loro da casa. Vi ricordo che questa ricetta potete rivederla sul nostro sito internet www.acasatua.tv. Chiamate al numero verde 800 088 335, non solo per dare le vostre dritte o magari se avete perso qualche ingrediente, ma anche per prenotare le telecamere di A Casa Tua. Perché no? Il tempo giusto di organizzarci e voilà, arriviamo, come siamo arrivati nella tua casa, arriveremo anche nella vostra. Allora che fai adesso? Adesso me l'hai ripresa? Sì, faccio un buco al centro. Un buco al centro? Per mettere questo meraviglioso sugo. Sì. A un certo punto ha anche sfumato col vino bianco durante la pubblicità, noi non l'abbiamo visto, sì. Vero? Sì. Ecco. Io ho portato un gaglioppo perché, sai, questo rosato volevo far sposare con questo piatto rumeno prevalentemente un vitigno tipico calabrese, che è quello del gaglioppo, sicuramente. Te l'avrà fatto conoscere, vero Celestino, questo certo. Vino? Quanto brindate voi? Spesso, a cena, a pranzo? Quasi ogni giorno, diciamo. Vai! Il vino non manca da tavola. Giusto. Il vino fa buon sangue e fa bene, perché è ricco anche lui di una carica antocianica pazzesca, che fa bene al nostro corpo, come il succo di pomodoro, come il bergamotto, Il bergamotto che ha un sacco di proprietà, tra cui anche proprio farmacologiche, abbassa i livelli di colesterolo. Lo sai che ci sono delle pillole che si chiamano Bergamet che abbassano i livelli di colesterolo in una settimana? Guarda, risultati pazzeschi. Bisogna provarlo. Sì, bisogna provarlo, ma tu ancora non ne hai bisogno, sei in perfetta linea. No. Le analisi?
sono perfette. Ecco. Allora il bergamotto ce lo gustiamo così, un risotto col gelato in una, certo, bella granita. Siamo pronti? Che dici, sì, Gioia? Sì, adesso siamo pronti. Frutti di mare, 7 gamberi, pomodori pachino e prezzemolo hai messo tu, mentre ieri invece, sì, la tua dolce metà ha utilizzato il basilico. No, io ho il prezzemolo. E il prezzemolo, e vabbè, de gustibus. Ma sì. Adesso mettiamo questo su. Sì. Che profumo, so che l'acquolina in bocca è presente in tutti voi. Sì, certo, assaggeremo subitissimo, subitissimo. Senti, qual è il tuo cantante preferito? Renato Zero per il tuo Celestino, invece tu? Il Max Gazzè. Max Gazzè, hai capito? Hai capito che le piace Max Gazzè? Quale canzone in particolare? Ma ultima che l'ha fatto anche per a Sanremo? Sì, a Sanremo. Sì, devo dire. È bellissima. Molto carina. Guarda, hai preparato un vulcano di frutti di mare con polenta. Fantastico, fantastico. Scegliete voi. Vulcano potrebbe essere l'Etna? Sì. Sì, 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 sì. Ma sì, che è qua vicino. Ah, qua vicino, l'hai visto tu l'Etna? Ci sì, sei stata? Sono andata. Meno male, allora Celestino. Mi ha fatto conoscere Celestino. Ecco. Ecco qui. Bellissimo, veramente. E questo piatto, Mariana, complimenti. Italo-rumeno, fai il tuo tocco. Ecco qui. È pronto? È pronto. Ecco, questo piatto invece che, come possiamo consigliarlo? Come piatto unico, come secondo piatto? Ma come piatto unico va benissimo. Direi. Perché fa di primo, di primo, secondo contorno. Va bene. Allora, cari amici, per rivedere come sempre le nostre puntate c'è il nostro sito, non perdete le repliche anche su Video Calabria. Mariana, è stato un piacere stare con te, intanto prepara la prossima ricetta insieme a Celestino, vi voglio vedere cucinare insieme. Benissimo. Voglio vedere che cosa ne viene fuori. Allora io prendo un cucchiaio e inizio ad andarci dentro, chiaramente questo è un assaggio perché poi ci sarà una porzione tutta esclusivamente per me e per voi. Se fate bravi, prendete gli ingredienti e cercate di rifarla. È chiaro che non sarà mai il mais della tua mamma, il mais rumeno, però anche quello che possono trovare al supermercato, ma magari, certo, al Carrefour, vi farà venire fuori una buonissima polenta. Tante cose buone a tutti da mangiare. Fai ancora un saluto ai tuoi familiari in Romania e ai tuoi amici, dai. Vi saluto, ci molte sanatate, ci potete vedere sulla televisore. E con me il bacio. Un fupic dulce da tutti. Un fupic dulce anche da Anna Loi. Ciao! Ciao ciao!